praticamente, Cicci? Questo vicolo qui cosa è successo? Qui il popolo viveva di lavori saltuari, era un popolo molto povero e desiderava tanto la neve per poterla spalare, quindi toccante. Quindi in pratica loro volevano che ci fosse la neve per avere una possibilità di lavorare. Esatto, pensa a te. E piano piano ci stiamo tornando, eh? Allora, qui siamo dal pavone, non so se si vede, pavone gigante, gigantografia pavone, però se ci avviciniamo al pavone ci sono delle foto. Sonia, spiegami sta roba qui che non so fare a spiegarlo. Allora, si tratta di foto di cittadini di Reggio Emilia, immagini personali, e sia foto dei musei civici, di riproduzione okay. Dei musei però civici. Però questo pavone, che adesso inquadriamo gigante così... È una figata. Ok, però cosa simboleggia il pavone? Non si è deciso di prendere il pavone. Scritto, allora, il pavone simbolo di saggezza, curiosità e meraviglia. Ok, andiamo dentro allora. Cosa abbiamo visto praticamente qui dentro? Tutto, animali morti, animali con delle malformazioni. Quindi è il museo splatter più che il museo civico, perché ci sono animali di vario tipo, vario genere, però misto a un sacco di altre cose. Sì. Monete, sassi, come li chiamavi? Sassi, anfore, roba etrusca. Di tutto, praticamente. Di tutte le epoche. Tipo Sonia, ti piacerebbe un salotto come questo? Eh? Un salottino così, con la tribuna, per guardare la partita tutti in casa nostra. Guarda qua se è fico. Ti piacerebbe un salottino così, Sonia? Eh? Di la tua mentre fai la storia. Oh, ma è bello, è sempre bello. E qui siamo al museo del tricolore. You're gentle and wind and rain. You're some kind of a...